Ciao a tutti gamers, bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, eccoci qui al terzo episodio con Divento un Mito e col nostro Pinco Pallino. Ragazzi, come vi avevo detto nell'ultimo, insomma, episodio, avevamo la partita contro il Bari, la partita di Coppa Italia di ritorno, e noi partiremo dalla panchina. Se non avete visto il video, ragazzi, qui sopra nelle schede, nel pallino con la I, trovate il video. Ragazzi, prima di andare avanti, vi ricordo gentilmente di lasciarmi subito un like per sostenere questa serie, in modo da mandarla anche in feed su YouTube. Quindi mi serve l'aiuto di ognuno di voi che vedrà questo video. Io vi ringrazio già anticipatamente. Ok ragazzi, ora andiamo avanti. Eccoci qui ragazzi, allora, qui siamo nel match di ritorno. Vi ricordo che l'andata abbiamo vinto 1-0 e noi partiamo dalla panchina, quindi andiamo a vedere le azioni salienti fino alla mia entrata in campo. Ecco qui ragazzi, il match di ritorno della Coppa Italia saprà avere inizio. Attenzione qui, cross, smanaccia male il portiere del Bari e non ne approfittiamo. Attenzione al Bari ora. Cross dentro del Bari, messo fuori dalla nostra difesa. Attenzione al Bari, colpo di testa messo fuori. Ancora il Bari, pallone dentro, il tiro rimpallato dalla difesa per fortuna. Ancora il Bari però. È in avanti il Bari ragazzi, Puskas. Tiro di Puskas, fuori di pochissimo. Prima vera occasione del match è questa qui di Puskas. Non era praticamente successo nulla. Una partita molto molto equilibrata. Rivediamo il tutto, guardate qua. Bravissimo Puskas, si gira, grande tiro, fuori di pochissimo il pallone. Attenzione al Bari ancora. Attenzione qui! Erroraccio del difensore centrale e il Bari stava per fare il gol del 1-0, che sarebbe stato il pareggio nel computo tra andata e ritorno. Rivediamo ragazzi, erroraccio del nostro difensore. Guardate qui, era in guardate in anticipo, guardate, si lascia sfuggire l'attaccante, per fortuna non ne approfitta. Giustamente il portiere lo manda a raccogliere le olive. Attenzione qui al Benevento ora, i nostri compagni, ma non c'è nessuno al centro, si vede che manca Pinco ragazzi. Se mi mettono nella posizione giusta magari. E con questo si conclude il primo tempo, vediamo se entriamo subito o nel corso della ripresa. Queste sono le statistiche, 3 tiri per il Bari e nessuno da parte nostra. Quindi si vede che manca Pinco Pallino. Ok ragazzi, siamo subito in campo a inizio secondo tempo. Dove sto giocando ragazzi? Dove mi hanno messo? Laterale. Ragazzi, mi cambiano sempre di posizione. Ora gioco laterale sulla fascia. Boh. Cioè, non mi mettono mai attaccante, che è il mio ruolo. Passa, passa, testa di cazzo qui. Punto Pinco, pallone all'indietro. Vai, che mi faccio vedere. Dai palla, dai palla. Ma perché non mi dai palla, testa di minchia? Subito Pinco. Allora facciamoli provare subito il tiro. Centrale, ma ragazzi, Pinco subito al primo tiro. Attenzione qua. Andiamo, Pinco che recupera la palla. Ora Pinco. Fermato qua Pinco. Ora Pinco. Che intervento Pinco ragazzi. Però ha rubato palla. Ha dato l'opportunità del tiro e la parata. Ma tutto è partito dal contrasto di Pinco ragazzi. Siamo entrati in campo subito nella maniera giusta. Subito subito. Dammi qua palla. Subito dammi palla. Dammi palla. Guardami guardami guardami. Guardami guardami. Sono in fuorigioco. Guardami ora. Tira 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 tira. No, era solo. Che cosa si è mangiato il nostro compagno? Ma perché non capitano mai occasioni del genere, ragazzi? Perché non capitano sui piedi di Pinco? Cioè, guardate che il contrasto era solo. Guardate, doveva solo mettere in rete. Vedete Pinco che era appena arrivato? Fuori. Raimondi, che erroraccio. Attenzione qua, palla ancora per Pinco. Che da subito... No, ho sbagliato tutto. Erroraccio di Pinco stavolta, ragazzi. Sì, subito per... Bella palla per Pinco. Che ora può avanzare, se ne può andare via Pinco. Pinco, ragazzi, in contropiede. Andiamo dentro, ma che cazzo dici? Che chiede a fare lo scatto se ti fai anticipare? Minchione. Il Pinco, anche lui sovrastato, attenzione. Bella palla, dentro per Pinco. Arbitro è fallo. No, ma sei un bastardo, non mi ha rilevato il fallo. Attenzione, dentro è solo. Ragazzi, c'era fallo su Pinco. Ditemi anche voi, nel frattempo siamo andati nei minuti di recupero. Ragazzi, ditemi anche voi se quello non era fallo su Pinco. Subito, subito, guardami, guardami, non perdere palla, testa di cazzo. Andiamocene, ancora Pinco. E finisce qui la partita, ragazzi. Quindi ora posso dire che abbiamo passato il turno di Coppa Italia. 0-0 col Bari. Pinco ha giocato solo un tempo, ma si è visto subito. L'unico tiro del match l'abbiamo fatto noi, comunque il primo tiro del match. E qualche buon recupero. Ecco qui, ragazzi, 3 tiri in porta noi, 3 tiri in porta il Bari. È appena entrato Pinco,
abbiamo iniziato a tirare fino ad aver fatto 3 tiri noi nel secondo tempo e 0 il Bari. Allora ragazzi, eccoci qui nelle votazioni. Pinco ha preso 6.5, quindi già mezzo voto in più, e abbiamo giocato solo metà tempo. Quindi ragazzi, stiamo piano piano migliorando. Andiamo avanti nella modalità diventa un mito. Eccoci qui ragazzi nel tabellone di Coppa Italia nel secondo round. Ragazzi, guardate, noi siamo sulla parte sinistra e dobbiamo affrontare nel prossimo turno una squadra come la Sampdoria. Quindi ragazzi, sarà durissima contro la Samp, ci proveremo. Eccoci qui ragazzi nella partita contro la Mazebra, che in realtà sarebbe l'Ascoli. Quindi partiamo fra i titolari. Dopo la buona prestazione nel secondo tempo contro il Bari siamo stati premiati. Ed eccoci qui ragazzi nel match contro l'Ascoli. Come vedete io gioco a centrocampo, Pinco Pallino, sono di nuovo a centrocampo. Non mi mettono ancora a punta opportunista come dovrei giocare. Comunque andiamo ora a vedere le azioni salienti e speriamo di fare il primo gol con Pinco. Eccoci qui ragazzi, tutto pronto per la partita contro l'Ascoli sotto la pioggia. Andiamo a vedere le azioni salienti di questo match. Si parte ragazzi, si parte. Eccoci qui con Pinco subito. Bello il primo pallone recuperato subito. Mettiamo lo scatto, guardami. Bel pallone dentro, anticipato di un soffio dal difensore. Bravo il mio compagno però, che stavolta mi ha passato palla. Attenzione all'Ascoli ora però. Attenzione all'Ascoli. Il tiro, la grande parata del portiere. Subito l'Ascoli ragazzi. Attenzione qua. Attenzione, il colpo di testa di Sissé, il nostro compagno, quasi gol, il portiere ha parato. Guardami qui. Ancora, è bello il pallone, però per Sissé ancora il portiere esce in anticipo. Passami palla a testa di minchia, guardami. Dai, sei una cappa di cazzo, sì, ecco, palla per Pinco. Ancora Pinco che se ne va. Ancora Pinco, contrastato. Ancora palla nostra, Pinco. Bravo Pinco. Ottimo tocco. Pallone dentro. Ancora il Benevento. Può arrivare il tiro. C'è il gol del Benevento. Non abbiamo segnato noi ragazzi, però da noi è partita l'azione. Dal nostro passaggio Mazzeo ha segnato. Ecco qui. Guardate Pinco. Ovviamente Pinco che si mette sopra. Giustamente si mette lui a fine trenino. Il nostro Pinco. Ok ragazzi, rivediamo tutto. Guardate qui, guardate di chi è il primo lancio di Pinco. Da qui è arrivato il colpo di testa, bel contrasto qui. E Mazzeo, grande gol. 1-0 per il Benevento. Da qui, grande palla recuperata. Dalla Pinco. Guarda Pinco, pallone dentro ancora. Attenzione il tiro ancora! Abbiamo sfiorato il 2-0 con Sissé, ragazzi. Rivediamo il tutto. Guardate qua, molta libertà lasciata a Sissé. Peccato che non sono io punta centrale. Guardate Sissé, bello stop il tiro di pochissimo fuori. Ancora. Eccoci qui, proviamo il tiro, veniamo fermati in scivolata. Stavo per tirare ragazzi. E finisce qui il primo tempo. Siamo in vantaggio, partita discreta da parte nostra. Non è buona come quella col Bari, però abbiamo dato noi il là all'azione del 1-0. Attenzione qua, ce ne andiamo con Pinco. Pinco però contrastato. Ora Pinco commette fallo. Fallo ragazzi di veemenza. Guardate Pinco qui. Guardate qua, fallo netto, in ritardo. Però volevo prendere la palla. Guarda, no ragazzi, ho sbagliato totalmente e mi becco la munizione. Prima munizione della nostra carriera per Pinco, che non era volontario ragazzi, ovviamente, però ci può stare. Rivediamo. Guardate Pinco ragazzi, mamma mia, direttamente sull'uomo. Se no all'Ascoli ora. Prova il tiro l'Ascoli, c'era Pinco davanti. Sono l'Ascoli di pochissimo ragazzi, hanno quasi pareggiato. Rivediamo il tutto. Qua avevo perso inizialmente palla io, anche se mi è stata data in una maniera molto veloce. Guardate qui ragazzi, sfiorato, mamma mia ragazzi, di quanto non hanno pareggiato. Qua Pinco ancora, vince il contrasto. E ora lanciamo. Bello il lancio di Pinco ragazzi. Che lancio Pinco. Perfetto per Sissé. Sissé ancora. Pinco fermato. Bravo Sissé per ridarmi palla. Ma cerco di andare a dare una mano. Attenzione ancora. L'Ascoli. Il tiro. Il portiere che compie un vero e proprio miracolo. Guardate che palla dentro. Tiro, botta sicura. Il portiere, miracolo. E finisce la partita ragazzi. Non abbiamo purtroppo segnato neanche in questo match, però c'è il nostro Zampino sul gol del 1-0. È una prestazione tutto sommato buona. Vediamo che voto abbiamo preso. Allora qui sono le statistiche.
4 tiri per l'Ascoli e 3 per noi. Vediamo la votazione. Allora ragazzi, abbiamo preso 5.5, quindi un voto abbastanza basso. Non è andata come speravo. Ecco ragazzi, questa è la classifica. Guardate dove siamo col Benevento. 8 punti, quarta posizione, quindi siamo nelle zone alte. La prima squadra che è il Bari, quindi la prima classifica, ha 12 punti, quindi a 4 punti di distanza. Agente annunciato e convocato in Italia per competere in un amichevole e non sono stato selezionato, ma va? Sarebbe strano, come sempre, il contrario, almeno per ora. Siamo giunti alla fine di questo terzo episodio di Divento un Mito. Ragazzi, vi ricordo come sempre di lasciare un like per supportare questa serie. Scrivetemi dei consigli per quanto riguarda Pinco Pallino, come posso migliorarlo, come posso iniziare a segnare. Nel prossimo episodio avremo la partita contro il Carpi fuori casa e poi avremo la partita contro il Crimson, che sarebbe il Cittadella. Con questo si conclude il video. Come vi ho già detto 800.000 volte, ve lo ripeto, vi invito a lasciare un like, lasciatemi un commento, condividete, consigliate il mio canale se avete fatto i vostri amici, ovviamente se siete iscritti iscrivetevi. Qui sotto come sempre ragazzi trovate tutti i miei social network, quindi passate anche dalle mie pagine. Noi ci vediamo con il quarto episodio di Divento un Mito fra due lunedì alle 14, perché lunedì prossimo c'è episodio di My Club. Qui da Angelo Nero 83 è tutto e ciao gamers!